il campo è poco più avanti, prosegui pure da solo. Willy e Jarl Hemming saranno felici di vederti. Meno male. Meno male che posso giocare. Mi sono sentito sequestrato. E ora un'altra bella corsa. Ah. Variare il gameplay lo apprezzo. Variarlo così un po' meno. Ma ehi, ci sarà qualcuno a cui è piaciuta questa parte. Ne sono convinto. Per la mia bellaccia, mi sbaglio o quello è Eivor Morso di Lupo? E chi lo chiede? Qual è il tuo nickname? Eivor, salute! Sono più di 10 inverni che non ti si vede. Così salute, tanto? Amico. Stanno indietreggiando per serrare i ranghi. Per Freya, sei arrivato. Benvenuto. Oh, una faccia amica. Le ha chiamato tuo figlio, Jarl Hemming. Ho accolto il suo messaggio con grande gioia. Vorrei poterti dare buone notizie e aumentare la tua gioia. Ma temo che siamo nell'occhio del ciclone. Eppure questo mio vecchio cuore canta di felicità al solo vederti. Ti trovo in forma, Eivor. Forte, sano. Per fortuna. Lui dicono che non sia in gran forma, ma non mi sembra carino dirglielo. Anche il mio cuore canta. È bello rivederti. Cara, come se la ride. Avevo sentito dire che hai un cuore di poeta. Mm. Il tuo spirito è molto... Ho un carisma incredibile. Movimenti sulle mura! Ci serve una vittoria rapida, prima che cambi il tempo. Avrei portato il mio clan, se me l'avessi chiesto. Non serviva. Quegli uomini saranno schiacciati. Lui ci crede. È diretto a Stoneburg per intercettare i Pitti in fuga. Entro un giorno sarà tutto finito. Spero di poterti aiutare, quantomeno. Sono qui. Potranno cantare gesta di noi. Mi conoscete come il vostro Jarl da una vita. E io ho cresciuto e amato ciascuno di voi fin dall'infanzia. È stato un fardello piacevole. Forse sei troppo vecchio per combattere. Ecco Vili. Mio. Non ti sento biascicare, Vili. Hai forse perso la tua birra? Oggi non combattete per me. E neanche per voi stessi. Oggi combattete per i vostri figli. Combattete per vederli crescere. E perché diventino buoni e giusti come voi. È per loro che oggi noi riprenderemo Ulkerton. Vili pare giovane e impaziente, però, Yggve ed Eivor hanno portato frecce e olio per scatenare lampi di fiamma sui Pitti e sulle loro trappole. Chi per primo salirà su quella torre e mostrerà l'arma del capo nemico avrà il mio idromele per un mese. Per Thor, è bello vederti, Vili. Davvero? Non sei qui solo per strapparmi la gloria da... Oh, Dio, e questo è il problema? Ma... La gloria è tutta tua, ci mancherebbe, ma... Mi sei mancato, dai, su, sono 10 anni che non ci vediamo. È passato troppo tempo, Vili Hemmingson. Eppure sei qui, col tuo vecchio clan. Ed è ciò che conta. Ai vecchi tempi, dunque. E anche ai nuovi. Alla battaglia, Hemmingson! Oggi conquisteremo la vittoria e domani festeggeremo! Ma anche stasera, se siamo rapidi, perché posporre? Il capo Pitto si fa scudo dei suoi uomini. E tanto per cambiare, un altro assalto alla fortezza. Ma le porte sono già aperte? Devo stare molto attento. Aia, aia. Aia, questo ha fatto male davvero. Darò la sua testa a Jarl Hemming. Anche io posso fare male, tranquillo. È un eufemismo.
Guarda che gli dà fuoco alle spade. Facciamo in modo che non possa usarle più di tanto. No, mi ha rubato la preda. Hemming, ti sei messo paura, eh? Prendete il braccio. Oh, che cazzo? What? Non me l'aspettavo. Si potrebbe nascondere nella torre, dicono quella. Allora, io proprio oggi ho finito di esplorare queste terre. E in quelle scale c'è un bug. Per cui eviterò quelle scale come... Non c'è... Quanto odio quando non mi fa bloccare come dico io. Ok, ora è andato bene. Lancia l'arma. Mamma mia, violento. Ok. Salve. Tu sei folle? Quanto è Dark Soul questi che col fuoco fanno danni? Salve. Nella torre, ecco, ci stiamo. Ma io, ecco il capo, mica l'ho visto. Where? Continua a scendere? Sono entrato troppo in alto? Basta questo stealth. Che inquietudine di vivere. Io il capo non l'ho mica visto, signori. Temo di starmi perdendo qualcosa di fondamentale, ma... Questo c'ha un lupo! Ma qui dice che era qui sopra. Allora, dove cacchio erano quelli? Wait. È in alto, ok. È ancora in alto. Semplicemente dovevo continuare a salire. Era sul tetto. E non c'erano delle scale che ci portavano direttamente lì. Fregato. Ecco l'arma del capo. Dammi i tuoi alcolici per un mese. È una promessa, giusto? È quello che conta. Sei ferito? No, no, fermo, sto bene. Non farti ingannare da tutto quel sangue. E invece? Non sarà l'orgoglio a guarirti, ma cure e bende. Il mio clan ha combattuto bene, vero? Hai visto quanto sono ricchi di ardore e come seguono il loro Jarl? Sei tu che fai questo effetto. Si fidano. Finché duri, ma... E inoltre amano molto mio figlio. Ma lui non ha la fiducia degli altri Tain. E io dubito di avere il tempo di convincerli. Sei malato. Cerca di accettarlo. Mio figlio non ci riesce. Mi crede immortale e lo spera. Perché non desidera ciò che dovrà. Chi è quell'uomo dietro che salta? Oddio! Ma che cosa? È stato Veli a farmi chiamare? O tu, Hemming? Hemming sotto lo smentite spoglie, vero? Beh, sapevo che saresti corso qui più in fretta sentendo il nome di Veli. Mi serve il tuo aiuto e la tua discrezione. In quella non sono bravissimo. Li avrai. Stanne certo. Ma ci posso provare? Sappi che presto si terrà un halting in cui i nobili nomineranno uno Jarl. E io sono combattuto.
Vorrei che mio figlio seguisse le mie orme, ma Vili è restio a farlo. Lui ha un cuore da guerriero. Altri indicheranno Trygve. Egli è un uomo giudizioso, che ha un grande senso del comando, ma è poco audace e il suo lignaggio meno rispettato. Bella domanda. Vili non vuole comandare, vuole guerreggiare. Vuole l'onore. Trygve ha la testa di un capo, ma gli manca tutto il resto. Vili però è seguito dai suoi uomini. E penso che sia la cosa più importante. È più facile avere una posizione di comando e non avere la voglia di farlo fino in fondo, ma poi capire che è il bene supremo, piuttosto che avere la testa ma non avere tutto il resto e magari essere tarpati nelle proprie chance di fare quello che va fatto. Credo che vada meglio per Vili. Ma ovvio, ci vorrebbe una sfera di cristallo. Conosco Vili sin dall'infanzia. È audace e coraggioso, e i tuoi guerrieri lo amano. I nobili sceglieranno lui. Hai buon occhio e mente sveglia. Che il tuo giudizio sia lucido nei giorni a venire. Vili partirà presto per la cascata del Kinder. Cavalca con lui e parlagli, ti prego, come a un vecchio amico. Se dovessi scorgere Valkyrie in agguato, le manderò via. Rimani in vita, vecchio. Posso respingerle ancora per un po'. Esattamente. Vili ti sta aspettando, Eivor. Che siamo il benvenuto al forte. Ci fa molto piacere. Lancia del capopitto. Vili, eccoti qui, vieni. Cavalchiamo. Tuo padre ha una piccola pugnalata al costato. Di Freya a questa terra inospitale. Giusto per dirtelo. Bene, ma se non trasalirò alla loro vista, mi riterrò molto deluso. Combatti con grande abilità, devo dire. Grazie. Ti ho insegnato bene, allora. Oh, è il mio cavallo, Kiko. Va al tuo. Contro il vento e contro gli alberi e i mucchi di neve. No, sono certo di averti salvato da un mucchio di neve e da un albero assassino. Mi ricordo. Un uomo che dà dell'assassino a un albero è un uomo che ha preso troppe botte in testa. O almeno un tot. Quella torre mi ricorda le rovine delle mura in Norvegia, vicino a casa di mio zio. Non trovi? Sì. Ricordo il morso del gelo mentre ce ne stavamo rintanati per ripararci dal vento. È colpa tua se siamo finiti là. Cercavo le galline che ti erano scappate prima della festa di Yule. Vorrei ricordarti. È bello cavalcare di nuovo con te, coda di legno. Ti ho detto che doveva sembrare... Coda di legno? Coda di drago. A me sembrava soltanto un legnetto, non certo una coda di drago. Devo forse ricordarti le nostre avventure discinte nelle strade notturne di Stavanger? Eivor Brakesholt! Brakesholte! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Bene, era una coda di drago. Vuoi sempre l'idromele di mio padre? Domani rischi di svegliarti nudo a faccia in giù nel recinto dei maiali. Oh, meglio di no. Posso dire a casa tua? Oh, era bella questa. Siamo stati davvero sagaci. Stormwood. Non è dove mio padre aveva inviato Trygve. Ok, vai. Brutto segno. Alle fiamme. Velocizzati, ragazzo.
Cos'è successo? Sono arrivato troppo tardi. I pitti hanno appiccato il fuoco e sono fuggiti. Vogliono provocarci. Ci sono altre persone intrappolate. Liberale, Eivor. Pensate ai feriti. Li salveremo. Ok. Come diavolo salviamo i sopravvissuti? Domanda. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! I sopravvissuti sono nelle varie case in fiamme a Stoneborg. Grazie, ma... lì ho visto un punto esclamativo e ci corro perché non ho molti altri... Prego, prego. Pensavo che la mia ora... Da una mano agli altri invece che cianciare. E mio fratello è malato. C'è troppo fumo. C'è nessuno. C'è nessuno là fuori. Grazie. Grazie. Ti prego. Deve essere bloccata. Ovviamente è bloccata. Come te sbagli? Ci si può arrivare dall'alto? Forza, 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 forza. Andate. Prego, signora, prego. Corra. Prego, prego. Tocca capire dove diavolo sono gli altri. Via, via, mettetevi in salvo. Qui c'è qualcuno o no? Qui la gente si aspettava noi tutti morti, eh. Non per dire, ma... qui arrivo tardi. Mamma mia. Forse ci sono altri che respirano ancora. Fate in fretta, vi prego! Forza, ragazzo. Lascia ogni cosa! Vada Trickve! Con lui sarai al sicuro! Forse in quella casa? Si può aprire questo? Aiuto! Salvate la mia famiglia! Sono per un... Dove cacchio mi sono buttato? Ok. Mia moglie, ti prego, salvalo! Farò quello che mi dici. Ha esalato l'ultimo respiro. Ovviamente era uno o l'altro. Eivor, dove sei? Vieni qui! Ma... fossi stato in quell'uomo sarei contento così. Vili! Dove sei? Rispondimi! Darei sicuramente la mia vita per la mia compagna, quindi... va bene così. Dobbiamo fare spazio! Io prendo l'uomo, Eivor. Tu pensa alla donna. Bravo, dai a me le signore. Che sta con la testa nel fuoco, signora. Non mi sembra una cosa savia. Aveva comunque delle alternative. Valheim dovrà attendere. Oggi voi rimarrete qui. Oh, sia lode al padre. Aggrappati a me. Ti tiro fuori. Il essere al sicuro nel tuo caso vuol dire essere molto lontano da qui. Ok. E allora corriamo. Gli altri c'era bastato lasciarli fuori dalla casa comunque, ma... ok. As you wish. Oh, grazie, Vili. Grazie. Se respiro ancora, lo devo a te. Pensavo di doverti salvare, Vili. Sarei morto se fosse stato il mio momento. Il fato è scritto. Mi dispiace, ma non potete rischiare la vita, miei signori. Avete dei clan da guidare, dovete pensare al futuro. Il vecchio dice il vero, Vili. Il peso di questo clan poggia sulle tue spalle. È mio padre a portare quel peso. Io penso a combattere e festeggiare come so fare. Ma non ancora per molto tempo. È bello averti di nuovo a guardarmi le spalle, Eivor. Vedi con chi devo avere a che fare, Eivor?
La mente di un troll nel corpo di un Aesir. Sei sempre il coda di legno di quando eravamo bambini. Non cambierò mai. Non è il momento di scherzare. Abbiamo ancora dei feriti da assistere. In più Trigger era un po' troppo anziano, eh. Quindi farlo te in parte del salvatore e del guaritore insieme. Le acque della cascata del Kinder leniranno le mie ferite. Se mio padre mi cerca, sarò lì. Vili, aspetta! Eivor, un momento. Jarl Hemming ti ha parlato della sua salute. Ah, sì, abbastanza, ora che l'abbiamo anche visto squarciato. E dice che Vili non l'ha presa bene. Vili vive immerso in un altro mondo, almeno per ora. Il suo animo è lacerato e non vuole affrontare la verità nulla. Sì, ma può crescere, non è che sia bloccato. Tu come stai? Tutti quanti diventano più saggi. Sei pronto ad affrontare le imprese future? Io sono in pace con il mio futuro. Sì. Tu resta vicino ai feriti. Parlerò io con Vili. Vili al momento non è pronto a essere un Thane. È un guerriero, è spensierato, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è come un trentenne oggi. Io non sono ancora pronto a chissà quale responsabilità. E probabilmente 20 anni fa era l'opposto. A 30 anni ero quasi vecchio, no? È cambiato. Cioè, è bastato poco per cambiare le cose. Mo vecchio no, 20 anni fa. Però diciamo che 30 anni fa, a 30 anni, come sto pensando ai miei genitori, si era già fatto tutto, e anche se eravamo di città. Quindi magari se si esce dalle città si faceva ancora prima. E adesso mi sento così spaesato. Vili è nella stessa situazione. È spaesato all'idea di fare cose diverse, cose che abbiano più responsabilità, ma tocca farle. Ed ecco perché io sto prendendo una casa, e dopo prevedo di, sposarmi, mettere su famiglia. Quelle robe lì, che non hanno mai fermato nessuno, no? Dall'alba ai tempi che si fa. Ma spaventa. E come se spaventa. No. Andiamo manualmente. La cascata del Kinder. Del bambino. Vedi, questo è il significato, perché vogliono farci capire che Vili è ancora un bambinone. Mazza quanto è buio. Dove sto andando? Boni, dove sto? Scendi. Ma dovevo andare qua o è una strada sbagliata che ho preso? Probabilmente non dovevo entrare qua, vero? Aspetta. Questo era un luogo maledetto, probabilmente, di quelli che ho già epurato dalla maledizione. Ok, anzi, questo potrebbe essere anche un buon momento per farsi un po' di level up. Io la spinta, poi l'avevo già presa, quello che... Sì, questa l'ho presa, ho evitato il fuoco. Non ho preso questo, ma volevo prendere... Questo posso evitare di prenderlo da qua. Che figo che sarei. Questo strumento è molto importante. Spadone non ci interessa. Poi andiamo a distanza. Cuore. Track. E risaliamo qua. Un cerchio che si chiude. Anzi, in realtà non lo chiudiamo. Un cerchio che non si chiude con estrema perizia. Cavallide. Perché sempre questi momenti awkward con questo cavallo? Non si sa. Dove sei? Oh, è adesso. Va bene. Non lamentiamoci e andiamo. Quella è una cascata. È un buon segno. Vili aveva ragione. La cascata del Kinder è magnifica. Ma lui dov'è? Allora, un secondo che mi stanno chiamando. Devo capire se è una... No, sembra un numero di quelli da call center, quindi non risponderò. Perfetto. Un problema in meno. Allora, cosa ha detto il mio buon Eivor? Che devo salire lassù. Sì. Ok, immagino che sia quello che ha detto il mio buon Eivor. Bella cascata, eh? Tanto che se dovessi pensare di scalare una cosa simile, immaginate quanto possa essere scivoloso e freddo. Qui a mani nude fare free climbing. Follia. Questo canta, perfetto. Almeno sta bene.
Hai trovato il mio rifugio? Già. Solo un sordo non ti avrebbe sentito cantare. Quel tuo gracchiare sveglierebbe i morti. Queste schermaglie con i pitti ti hanno davvero sfinito. Non direi. Ogni cicatrice mi dà nuovo vanto. Guarda mio padre. Un guerriero bucherellato come una capra su uno spiedo. Eviterei questa espressione. È molto malato. Già. Queste acque sono magnifiche, vero? Confortano e guariscono. Sono un vero dono di Freya. Avrei dei reumatismi della Madonna crescendo, ma ok. Vili, affronta la realtà. Tuo padre sta morendo. E quando lascerà questo mondo, tu prenderai il suo posto, come previsto. Quest'umido clima del nord mi sta sfidando. Non cambiare discorso. Caldo. L'estate è troppo fredda. Dicono che la Mercia sia più temperata. Foreste dense, colori vivi, fiumi ridenti. È così anche nel tuo insediamento. Non ci provare nemmeno a sviare il discorso. Sfidi una lunga tradizione, Vili. Il figlio succede al padre, è sempre stato così. Eivor. Ho i miei motivi per volerti, Jarl. Il clan del Corvo cerca amici in Inghilterra, e tu sei fra i migliori che ho. Non hai bisogno di me per stringere un'alleanza. Tu e Sigurd siete amati qui. Sigurd? Tuo padre sta morendo, Vili. È il momento di occuparti della tua casa. Non puoi rifiutarlo questo, Vili. Non è casa mia. È la casa del clan e sarà il clan a decidere cosa accadrà. No, sei tu che stai cercando di eludere ai tuoi doveri. Da tuo padre serenamente. Un lusso che io non ho avuto. Non sprecarlo. Vili! Vili! Fa presto! Un altro attacco? È tuo padre! Non gli resta molto. Ovviamente. Vieni alla casa lunga! Jarl Hemming è in punto di morte. Devo vederlo prima che ci lasci. È da andare insieme? No, ok. Stavo a dire, possiamo andare più rapidamente, ma siamo abbastanza vicini. Non vorrei rubargli il cavallo, però. Scusami, Vili. Vili, ti ho proprio buttato a terra. Oddio. Vili? Vili non sembra Vili. Ha una barba diversa. È un'altra persona, non è Vili. Ah. Ok. Facciamo finta di niente. E corriamo. Sembra Vili, ma non è proprio Vili dalla faccia. Aveva più un baffone. Ma non è il momento, non è il momento. Fermi tutti. Però corri, su via. Paradiso, ah, sono anglosassoni, giusto. Non sanno di che parlano. Che slide? Oddio, sto devastando tutto nel... Scusate. So che non è il momento. Oddio, che figura barbina che sto facendo. Vedervi di nuovo così, tutti e due insieme. Mi ricorda i bei giorni andati. Mi fa sentire ancora giovane. Abbraccia quella sensazione e portala con te nella sala dei caduti. Sei ormai diventato un grande guerriero, Eivor. Un guerriero e un condottiero degno di lode e fama. Ho avuto grandi maestri, Jarl Hemming, ma tu li superi tutti. Allora ti prego,
mantieni vivi i miei insegnamenti. Tramandali. La veggente sta arrivando, padre. Ha rimedi per te. Cure e pozioni. Ti ho tenuto qui, Vili. Qui, nella mia mano orgogliosa. Quando usciste dal ventre di tua madre, ti ho visto crescere. Un ragazzo scapigliato che agitava bastoni e correva nel fango sognando la gloria. Sono così fiero di ciò che sei diventato, figlio mio. Sono fiero. Fiero di ciò che diventerai. Sperabilmente. Non importa che... Deve affrontarlo però adesso. Padre. Vili. Dobbiamo prepararci al funerale. Convocherò il mio clan. Tu convoca i nobili della contea. I nobili cominciano ad arrivare. Trigve non può occuparsi di ogni cosa. Saremo alla pira funeraria, sopra il villaggio. Affronterà il tutto? Non ne ho idea. Forse ora che è davvero successo si renderà conto? Voglio sperare, ma da una parte dubito. Mi sembra che abbia un fortissimo rifiuto di quello che succede e della responsabilità. Cosa vedi, vecchia amica? È laggiù? Sì, credo sia là. Probabilmente c'era una strada migliore, vero? Oh mio Dio. O adesso i cinghialozzi? Lasciatemi stare. Quello è stato un liscio? E tu? Un liscio? Che devi fare? Mi carichi o non mi carichi? Vabbè, mi carica col colpo che non posso deflettere. Ti odio. Flick shot. Ogni tanto riescono. Allora, diciamo lassù. Senza cinghiali aggressivi, possibilmente. Degna di Jarl Hemming. Il suo arrivo nel Valhalla sarà preceduto da vampate di fuoco. Oh beh, come hanno fatto a organizzare una pira così grande in così poco tempo, soprattutto? Eivor.
Drengr. Sunniva, grazie di essere qui. Rivedere vecchi amici insieme mi scalda sempre il cuore. Siamo corsi subito qui, per rendere omaggio allo Jarl. Le cerimonie dureranno giorni. Quando potremo iniziare? La pira è pronta e tutti i nostri ospiti sono stati accolti e sistemati. Possiamo iniziare quando vogliamo. Bene, sei stato impeccabile, Trygve. Ho dedicato tutta la mia vita a Jarl Hemming. Non c'è nulla che non farei per lui. L'Alting si terrà al termine della settimana, dopo il funerale. I nobili della contea nomineranno Vili Jarl del nostro clan. Sempre che riescano ad essere sobri dopo una settimana di celebrazioni. Sarà un funerale maestoso. Mio padre potrà ammirare tutte le sue terre da qui. Le fiamme si leveranno così alte che si vedranno in tutta la contea. Ben fatto, Trygve. Era il suo punto preferito della contea. No. Credo che si possa iniziare. Gli ospiti richiedono attenzione. Verrò a cercarvi più tardi, per salvarvi da loro quando saranno fradici di idromele. Sei un dono degli dèi, Eivor. Ti ringrazio. Trygve è la roccia di Hemthorpe. È lui che dà serenità a questa città. È un brav'uomo. Devo assentarmi brevemente, Eivor. Voglio recuperare una cosa per mio padre. Un omaggio. Quando hai avuto il tempo di preparare un omaggio? È qualcosa che speravo di dargli in vita. Dovrai vedere con i tuoi occhi. Il mio clan ha portato un omaggio. È nella torre di guardia ai confini di Hemthorpe. Grazie, lo apprezzo. Comunque tempo ce l'aveva perché sapevano che stava male. Deve essere degno di Jarl Hemming. Addirittura devo analizzare. Cosa ti preoccupa? Hemming mi ha chiesto consiglio prima di morire. Voleva la mia opinione sul futuro capo di questo clan. Dovrebbe essere Vili, o sbaglio? Seguendo la tradizione, sì. Trygve mi ha chiesto di assistere la veggente con i sacrifici. Possiamo parlare con lei per rasserenarti? È una buona idea, ma andrò da solo. Anche loro hanno una veggente, beh, giustamente. Fate pattugliare il perimetro. Assicuratevi che la veglia sia serena. Comunque noi davvero che in casa da altri diamo sempre tutte queste direttive. Ma dov'è la veggente? Allora abbiamo: parla con Vili, parla con Trygve, trova la veggente. Partiamo dalla veggente. Valenti. Ok, abbiamo questi due ragazzoni. Perfetto. Veggente è di là. Possiamo zompare senza ucciderci, credo. Cioè, facendoci male, sì. Però dovremmo sopravvivere. Mamma mia, siamo diventati dei campioni ormai. Ho bisogno dei tuoi occhi. Lì c'è una chiave che ci interessa poco. Non capisco. Ah, là. Ok. Speravo fosse più vicina alla veggente. Almeno i cinghiali sono andati. Senza Jarl Hemming, Vili saprà guidarci. Sarà un buon condottiero. Ottima domanda. Tu sei il morso di lupo. Il corvo battagliero la cui fama cresce con ogni quarto di luna. Hemming mi ha affidato una scelta molto ardua. Mi servirebbe il tuo consiglio. Serve un sacrificio. Molte pecore ai piedi dello Jotun dormiente. Prima che la pira sia accesa. Ora seguimi. Puoi parlare anche normale, comunque. Qui che c'è scritto, per curiosità.
Gli ultimi operativi dello Jarl Hamming, lega le scarpe tra loro, tagliagli le unghie e non uscire dalla porta principale della casa. In vita è stato un nobile, ma noi dobbiamo rispettare le nostre tradizioni o ci ritroveremo con un Droger. Ok, e vediamo che torni come non morto. Quello sarebbe davvero inquietante. Dimmi che non sono i sacrifici. No, neanche le mangiano poi. Vi offriremo agli dei per chiedere loro di accogliere il nostro amato Hamming. A braccia aperte. Sapere che verranno uccise e non mangiate mi dilania. Già ucciderle di base è terribile. Io sono onnivoro. Ma dovessi ucciderle io, sicuro che sarei vegetariano. Perché non gliela posso fare. Ma poi neanche mangiarle. Vuoi predire cosa accadrà? Io vedo ciò che va visto, quando va visto. Un grande dono. Un grande fardello. Hamming ti consultava spesso. Si liberava dei suoi pesi. Parlavamo spesso. E spesso se ne andava con un peso ancora più grande. Classico. Pensava al futuro del suo clan. E a chi sarà Jarl. Parla di meno. Le parole attraggono spiriti maligni. Ok, sto zitto. Come vuoi. Inquietante. Queste pecorelle che ci seguono. Quasi contente. Anzi, quella è proprio allegra. Oddio. Veggente, io... Il tuo cuore è inquieto. La tua mente confusa. Cerchi più di un auspicio favorevole. Cerco la saggezza divina. Desideri sapere quale Jarl saprà meglio guidare il clan? Sì. Tra Vili e Trygve. Ma è palese che Trygve è più bravo, ma è una persona anziana che ha origini diverse. Il grande custode di sé. Come si può? Qui troverai una bevanda del mare risonante. Sali sullo Jotun dormiente. Assorbi le acque e medita sulla vetta. Non cercare le risposte. Saranno loro a trovarti. Ma quindi lei non ci droga? Non sono abituato a queste veggenti progressiste che non ci imbottiscono di psicofarmaci e piante psicotrope. Va bene. Devo meditare sulla vetta. Vetta che abbiamo già scoperto. E io posso cittare? Posso andare là e vedere se va bene. Questa è la vetta. Per avere la risposta, devo liberare la mente e il cuore. Il cheat ha funzionato. Allora, immagino di dover meditare. Ah, qualcosa ce la stiamo bevendo, di nascosto. Anche se la vegetta, non le abbiamo detto niente. Jarl Hamming, sei davvero tu? Che trip, sono roba io, buona. Ma solo in spirito. Perché non hai raggiunto la sala di Odino? La raggiungerò, non dubitare. Quando le fiamme si leveranno dalla mia pira, il fumo mi innalzerà fino alla sala dove ci attende il padre di tutti. Sono grato di poterti rivedere, Jarl. Mi hai affidato un compito impegnativo. Scegliere un erede non è una decisione semplice. No, per niente. Un uomo è amato, ma non desidera il compito. L'altro è adatto al compito, ma non gode della stessa stima. Non ho avuto modo di darti altri consigli in vita, Eivor. Dunque, anche nella morte, devo tacere. Dimentica la saggezza e la razionalità. Cosa dice il tuo cuore? Il mio cuore si è fermato. Ok. Non può dire nulla. Palese, grazie. Non dovrei essere io a decidere, Hamming. La scelta aspettava a te. Eri tu il loro capo.
come Sigurd è il tuo. Ma questo non placherà certo la tua sete di gloria, poiché Miri al suo posto a capo del... Ma perché tutti pensano questa cosa? Ma io proprio non me ne frega niente del posto. Noi non possiamo che assecondarlo. Eppure sai che accadrà e lo accetterai. Dovrei oppormi al fato, dunque, abbandonare il mio cammino di gloria. No, devi seguirlo fino alla morte. Oh, perché questa cosa? E tu che... perché questi poteri? Aia, aia, aia. E parliamone. Parliamone. Tu sai come ti ricordavo. E nemmeno tu, se vogliamo dirla tutta. Non dovevi abbandonarmi. Sei molto più fulmineo. Il futuro della tua contea è incerto. Stai parlando, ma... lo leggo, ma non ti sento. Aspetta che ci sono dei funghi. Peccato. Sconfiggi... mi sa che si è buggato, allora. O gli ho fatto troppo male troppo presto? Ah, si è spostato. Dove cazzo? Mi lancerà una saetta, vero? Oh, gliel'avevo rimandata indietro, in teoria. E riprenditela. Ma non gli ho fatto niente. Ma che c'è? Ci passiamo la palla? Oh, ah no, adesso gli ho fatto 52 danni. Davvero così poco? Va bene. Senti, anch'io posso fare cose a distanza, Kiko. Scusami, ma... sei stato tu a spingermi, Hemming. Non avrei mai voluto farlo. Tennis. Non devi dolertene, Eivor. In fondo mi hai dato la morte in battaglia che tanto desideravo. Sì, ma lo sai che è tutto un trip, sì? Vecchia volpe. Per questo mi hai provocato. Ni. Oddio. Il padre di tutti viene ad accogliermi nella sua sala. Guarda che quello è un figlio d'Androcchia, sta attento. Io vada. Io so che tu farai. Non mi hai detto niente. Niente. Terribile. Che odio. Speravo davvero che ci fosse una qualche tipo di rivelazione. Invece nope. Direi di parlare prima con Trygve. Onestamente parlando. Dove mi sono buttato? Avrei dovuto prima guardare. Oh mio Dio. È andata bene per fortuna, ma darlo per scontato potrebbe essere un errore. Ah sì, la patata bollente è tutta nostra. Questa neve pare finta, perché cioè questa pare proprio pare panna. Cavallide, fermati. Segui le mie direttive perché ti vedo. Aspetta, 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 gente. Oh, povere. Hai visto ciò di cui avevi bisogno? Sì. E anche di più. Gli abbiamo dato soltanto un accesso al Valhalla, che per carità. Lui sarà contentissimo, ma mica ci ha detto niente. Infame. Fa stranissimo poi sentire il rumore del frustino quando palesemente non lo stiamo usando. Attenzione che mi sono dato un'ancata qui sul muretto. Evitiamo di arrivare correndo. Il nostro amore per Hemming è pari al nostro tutto. Niente, devo scattare per forza, ok. Festeggiano. Anche troppo. E troppo presto. Fuochi, zuffe e uomini fradici di idromele. Ah, sono fuori controllo.
Hemthorpe potrebbe bruciare prima della pira. Oh, dei, sto forse deludendo il mio Jarl. Sta calmo, Trygve. Cercherò di placare gli animi. Fra l'altro notate che Trygve non ha minimamente voglia, cioè non ha mai ambito a essere Jarl lui. Cioè lui proprio... Gli ospiti rumorosi sono in giro per Hemthorpe. Sì, e non ci serviva la mappa per capire Hemthorpe, al massimo è il corvo. Vola su queste terre, amica mia. Un sacco. Schiservano, Rasse! Verranno per ucciderlo. Gli avevo detto di non farlo. Ora si è barricato. Vieni fuori! Io avevo messo un tasto per camminare. No, non era C. Blocco maiuscolo. Era blocco maiuscolo. Boh, non capisco. Prima l'ho usato. Ok. Che follia è questa? Hai profanato il nostro amato Hemming con le tue sporche preghiere. Ti ho fatto una domanda, amica. C'è un sassone là dentro. Quell'idiota voleva condurre Hemming nel suo paradiso invece che nel Valhalla. E ora si è barricato qui e ha chiuso la porta. Sì, ma state calmi. La sua anima meritava l'immortalità. Ce l'ha nel Valhalla, amico. Stai tranquillo. Calmatevi, tutti quanti. Parlerò io con lui. Scoprirò le sue vere intenzioni. Lo farò scappare, probabilmente. Ci apre? No. Quindi niente, eh? Beh. Ci è voluto tantissimo per entrare. Una folla inferocita non è riuscita qui, eh. Ma va bene. Oh mio Dio. Li hai fatti davvero arrabbiare. Lasciami stare. Non ho fatto niente di male. Dovresti uscire di qui sulle tue gambe, finché puoi ancora camminare. Sì, sì, uscirò, uscirò. Non farmi del male, ti prego. C'è una chiave lì. Se aprirai la porta, ti seguirò fuori. Ok. E pensi che non ti linceranno? Hai la chiave, usala. Lo dici come se fosse una cosa difficile. Era appoggiata qua davanti, ragazzo. Sveglia, eh. Mamma mia. Oddio. Adesso dovrò fare in modo che non muoia, vero? Adesso pagherai per i tuoi misfatti. Basta! Concedetegli la parola. Amavo Hemming! Lo giuro! Volevo solo che volasse libero nel regno di Dio! E per questo l'hai cosparso di acqua sporca? Era la tua acqua santa cristiana? Certamente! L'ho benedetto nel nome del Signore. Non ti stai aiutando. Cerchiamo di sminuire il tutto, sperando che gli altri dicano: ah sì, tanto è acqua di un folle. Secondo me finisce malissimo. Hemming non si è mai lagnato di un po' di pioggia. Non prendetevela. Ha insultato il nostro Jarl. Di certo Hemming ne riderebbe. Stacce. Stacce. Bionda. Brava. Così mi piace. Mostrami ciò che ci attende. Quindi là al centro. Ok. Mamma che salti. Ribadisco poi con tutta l'armatura. Questi salti così violenti io. Oh, parlando di salti violenti. Ancorarsi con la punta delle... Mamma mia, ci saremmo spaccati le mani in un attimo. Al fuoco! Al fuoco! Aiuto! Al fuoco! La mia vodka. Cos'è questa vodka di cui parli? Un omaggio. La vodka! Inestimabile, degno di uno Jarl! Fa presto! Prende fuoco! Aiuto! Al fuoco! Allora. Su Spotify, signori, cercate la canzone chiamata Vodka. Ah, oddio, il gruppo adesso non mi sovviene, è bellissimo. L'ho messa qualche volta anche nelle storie di Instagram. Adesso ci starebbe tutta. Perché per ovvi motivi di copyright non metto nulla. Sì, la sto raccogliendo. Ah no, sì, giunture proprio via. Non esistono. Interrompi il trasporto per bere. Non voglio bere, voglio usare il trasporto. Oddio! L'ho salvata dalla braccia. Non l'ho salvata, l'ho distrutta! Hai sfidato l'ardore del turco. Oh mio Dio. È una bevanda potente.
distillata dal grano dai russi di Kiev. Devi assaggiarla. Un secondo. Un sorso non farà male. Ah, beh, ovvio, era dei corpi clanni. È stupenda. Infatti, io adoro i corpi clanni, solo che... Allora. Copia indirizzo link. Non ho verificato che sia quella nel dettaglio, ma la butto là sperando che sia quella. Non posso ascoltarla perché se la ascoltassi passerebbe anche qua allo stream, ma per capirci ve l'ho messa in chat. Quindi anche in futuro chi vedrà il VOD sappia che su Twitch nella chat al minuto 3 ore 10 e 57 secondi troverai il link. Ora, non si capisce come quella vodka gli sia andata bene visto che l'ho devastata. Ma l'ho devastata, bene. Adoro quella canzone. E non sono un adoratore di... Cioè, ho bevuto un sacco di vodka nella vita, ma non è proprio la mia bevanda alcolica preferita. Anche perché la... Cioè, bere una buona vodka liscia non è cosa comune. Scusate? Oh! Intendi i galli da combattimento? Buoni. Draghi con artigli possenti. Grazie, possente Thor. Mi hai salvato la vita. Non uso il martello. Quando tornerai sobrio, cerca di evitare i galli. Sembra che sia tornato un po' d'ordine. Ok, meno male. Di informare Trigbe. Allora, non so cosa condurrà questo discorso con Trigve. Io continuo a pensare che sia troppo anziana. Fosse stato giovane, ci avrei potuto pensare, ma lui è l'uomo migliore, ma durerebbe quanto? E come sarebbe riconosciuto dai nobili? Ho cercato di calmare gli ospiti come meglio ho potuto. Sono in lutto, c'era da aspettarselo, ma ti ringrazio. E tu come ti senti, amico mio? Io sono più in lutto di molti altri. E beh, certo. Hemming sarebbe fiero di tutto il tuo impegno qui, di ciò che hai fatto per lui. Lo spero. Il dolore passerà, Trigve, col tempo. Sì, passerà. Passerà. Sempre che tu non muoia prima che sia passato. Ribadisco, sembri parecchio vecchietto. Non dico non in forze, ma...